Polemiche a Teramo dopo la decisione da parte dell'amministrazione comunale di inserire le cosiddette strisce blu nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Da una parte l'assessore Verna che a mezzo stampa rivendica la bontà della scelta, facendo notare come tutte le maggiori città italiane si siano adoperate in questo senso per combattere la sosta selvaggia e garantire al contempo la fruibilità della sosta a tutti. Dall'altra l'associazione Robin Hood, che con il proprio presidente Pasquale Di Ferdinando contesta l'ordinanza citando articoli e relative sentenze. Il fatto che la totalità dei parcheggi presenti nella stazione è pagamento, o per la lunga permanenza o per la breve permanenza è pagamento. Abbiamo scoperto questa mattina che le soste mezz'ore sono gratuite e quindi facciamo questa informazione anche agli utenti. Basta cliccare sul tasto verde e si ha la prima mezz'ora come mezz'ora gratuita. E quindi questa è una novità che ci fa piacere perché era una delle criticità che noi avevamo evidenziato. C'è una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che parla in modo molto esplicito. Questa sentenza comunica che sia le ordinanze sia le delibere del Comune che prevedono aree a pagamento in zona al di fuori del centro storico, di quelle previste articolo del Codice Civile, articolo 7, sono inefficaci e quindi da questo punto di vista abbiamo già preparato un esposto al Ministero e al Prefetto per evidenziare questa situazione.